Ciao a tutti ragazzi ed eccoci qua pronti ad andare a fare la tappa numero 15 della nostra Vuelta con l'UAE, una tappa che nella realtà misura, se non erro, 158 km, la nostra 187 nella realtà è un po' più dura, credo, rispetto a questa qua che abbiamo messo, ovvero Bilbao, la prima del Tour de France. Dovrebbe essere un po' più dura quella reale, però in teoria non dovrebbe cambiare molto, perché posta la tappa numero 15, l'ultima della seconda settimana, mi aspetto che sia nel gioco sia nella realtà possa arrivare una fuga. Vediamo ragazzi, non è detto nel gioco, non è detto, come neanche nella realtà, per carità, però io credo sarà da fuga sia qua nel gioco che nella realtà, vedremo. Diamo la partenza. Ed eccoci qua alla partenza, sono con Soler perché al picco di forma vorrei quasi metterlo in fuga. Soler che è in classifica, sì, in classifica, 13esimo a 1:04, quindi non dovrebbe dare problemi, possiamo metterlo. Io metterei Soler insieme a qualcun altro, allora mi porto davanti Soler, ok, e poi boh, potrei buttarci un Novak, così, tanto hanno tutti i picchi schifosi gli altri, però bene così. Vine no, perché deve riposare un attimo, che poi dovrà fare le fughe nell'ultima settimana, per la Pua ovviamente. Perché non sta tirando Soler? Ritmo a 70, ok. Intanto parliamo un po' della tappa di ieri, che ha visto reagire Evenepoel dalla giornata di crisi, ed è riuscito a vincere la tappa andando in fuga insieme a Bardet. Gran successo di Evenepoel, si è meritato una bella rivincita rispetto alla tappa di l'altro ieri, che ha perso di fatti la Vuelta. Bravo anche Bardet, l'unico rimasto con lui ed è arrivato appunto secondo. Dietro sinceramente da sottolineare un po' il lavoro, che non ho capito, della UAE e della Bahrain per portare in carrozza la Jumbo, non l'ho ben capito sinceramente, però sapranno loro, non so cosa dire, però sinceramente io non ho capito, mi giuro, non ho proprio capito il lavoro della Bahrain e prima della UE. Comunque, andiamo no, a fare il GPM, no, perché sto facendo il GPM? Aspetta, Soler ha dei punti, no, ha due punti, no. Quindi nulla ragazzi, io credo che ci possiamo già vedere nel finale, anche perché c'è, cioè, parlare della tappa di ieri non so cos'altro dire, cioè, nel senso, grande Evenepoel, bravo Bardet, dietro non è successo niente, quindi non so cosa dire sinceramente. Quindi io direi che possiamo andare alla fine di questa tappa, vediamo se con la fuga, io credo che nella realtà possa arrivare la fuga e possa essere di nuovo un arrivo adatto a quella gente tipo Romain Grégoire, ci spero, lo sapete che io ho un po' la perversione per i francesi, ma soprattutto mi piace molto Romain Grégoire e Lenny Martinez, che ieri ha perso, non se ne è cagato nessuno, ma è arrivato attardato al traguardo, anzi ha rischiato pure il tempo massimo se non erro, quindi male male Lenny Martinez, ma ci sta, è giovane, è crollato raga, è la sua prima esperienza in un grande giro, quindi ci può stare. Nulla ragazzi, andiamo nel finale. Inizia ora l'ultima salita, riprendiamo da qua. Siamo con Almeida perché il gruppo in fuga è stato ripreso. Infatti vedete che Soler è qua con noi, l'unico rimasto. Tappa comunque dura perché posta alla fine della seconda settimana, durissima. Quindi il gruppo è mezzo spezzato. Io sono curioso di vedere la terza settimana, sia nella realtà che soprattutto nel gioco, perché abbiamo messo, vi ricordo, come penultima tappa la Liegi, perché nella realtà c'è una tappa molto simile alla 10, più corta, meno dura. Qua nel gioco l'unica che poteva rispecchiarci un po' era proprio la 10, abbiamo messo la 10, quindi io voglio proprio vedere l'ultima settimana che succede in quella tappa. Secondo me il delirio, il macello succede. Comunque ragazzi, concentriamoci, 800 metri, vediamo. Allora, Soler non credo che ancora per molto sarà qua con noi a proteggere Almeida, ma ci sta. Vediamo ragazzi, non è che siamo messi benissimo con Almeida, perché anche lui non è che c'ha tutto sto gel blu, in più ha il picco di forma meno 1, quindi sarà difficile. Mi ricordo che qua c'è Remco in maglia rossa, a differenza della realtà. Qua Remco in maglia rossa con anche un minutino di vantaggio su Vingegaard secondo e 2 minuti sul nostro Almeida se non erro. Quanto siamo in classifica generale? 2:07, sì, 2 minuti tondi tondi praticamente.
Nulla di fatto in questa salita, mi fa abbastanza strano. Mi fa abbastanza strano, prendiamo il gel blu. Mi fa strano, ragazzi, cioè non c'è un attacco. Boh. Va bene, approfitto per ricordarvi che ieri abbiamo finito il tour con la Groupama FDJ live su Twitch, canale in descrizione se volete recuperarvela. In teoria anche oggi dovremmo esserci in live con la carriera con l'Europcar su PCM. In più abbiamo estratto il prossimo tour, sarà con la Bahrain, quindi non perdetevelo. Ragazzi, non succede nulla, io fra poco partirò. Io ho capito che questa tappa, se la si vuole vincere, bisogna provarci qua. Bisogna provarci qua a creare un buco. Vediamo, il nostro Almeida crea un buco. 4 secondi, sono pochi, sono pochi. Sono pochi, 6 secondi, sono pochi. No, non riesco a vincerla, mi sa. Non riesco a vincere, anche perché non ho ricaricato al massimo il gel rosso, che già ne avevamo poco. No. Vabbè, però ci stava, provarlo, ci stava, perché ragazze... Comunque eravamo già battuti anche ad aspettare il gruppo, eh. Abbiamo pochissimo gel rosso. Esce fuori bene Battistella. Nostro Almeida, vediamo, insieme a Thomas. Dai, arriva comunque insieme ai migliori. Si piazza in top 10, buono per i punti per la maglia verde. Ragazzi, non ho visto che ha vinto, comunque l'importante è che non abbiamo perso terreno in classifica generale, va bene così. Ah, ha vinto la tappa Evenepoel, niente, da dominatori noi con Almeida a dominatore Evenepoel in questa Vuelta, perché è così. Evenepoel vince, noi con Almeida arriviamo settimi, attenzione, siamo più 0. Invece c'è stato un buco e gli altri sono a più 8 secondi. Ragazzi, non ho visto Vingegaard. Ah no, ok, è terzo, non l'avevo visto, stavo dicendo, ha perso in generale, no, in realtà è pure davanti a noi. Quindi nulla, le classifiche sono sempre le stesse di ieri, praticamente siamo terzi a 2 minuti 17, ci cioè ha guadagnato 10 secondi quelli della Buono. La maglia qua, siamo sempre secondi con Vine, bisogna recuperare qua. Maglia verde, siamo ancora primi di 16 punti, ragazzi, si avvicina bene, occhio. Secondi nei giovani, terzi come squadra. E primi nella classifica della combattività. E anche questa tappa non è andata proprio benissimo, è per il nostro Almeida, sta andando un po' in calando, diciamo, è partito bene, va un po' a calare. Vedremo nella realtà cosa succede. Secondo me, ripeto, è la fuga e mi aspetto in fuga gente come la tappa che ha vinto Jesus Herrada, insomma, quelli lì. Proprio perché no, Jesus Herrada, Romain Grégoire, Kron, mi aspetto questi qua in fuga. Sarebbe bello che la UAE dia un po' di spazio a Fischer Black, non sarebbe male vederlo in fuga, mi piacerebbe, lo sapete che Fischer Black mi sta un po' simpatico da PCM che ce l'abbiamo nella Mitchelton, mi sta un po' simpatico per questo, cioè, mi piacerebbe che sia presente nella fuga di quest'oggi, vedremo ragazzi, vedremo. Io vi invito, mi raccomando, sempre a passare dal mio canale Twitch, link in descrizione. Quest'oggi appunto dovremmo fare la carriera con l'Europcar su Pro Cycling Manager 2023, non perdetelo. E nulla, ciao ciao ragazzi!